Ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio vedere i supereroi disegnati dal maestro Moebius. Sì, ha fatto un sacco di supereroi, cioè, ovvero, li ha disegnati attraverso il suo stile. Vediamoli. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su PQuad. Io sono Michele, oggi vediamo insieme alcuni tra i più grandi supereroi interpretati dal grande maestro del fumetto mondiale, ovvero Moebius o Moebius. Non lo so, forse la pronuncia è sbagliata, ma comunque il grande maestro rimane tale. Passiamo subito a farvi vedere le tavole, ovvero le illustrazioni. Io mi faccio da parte, mi faccio piccolino nel video, così da dare spazio ai vari supereroi che veramente hanno un tocco magico, mistico e non più quell'aurea da grandi superpoteri, da grandi responsabilità e quant'altro che tutti sappiamo. Moebius riesce a relegare questi supereroi quasi fossero dei misantropi della quotidianità che tutti noi viviamo insieme, noi miseri mortali. Anzi, per citare una frase tratta dal bellissimo romanzo classico di De L'amante di Lady Chatterley, l'autore scrive, fa dire ad uno dei personaggi: l'imperfezione, cari signori, non è nelle stelle, ma in noi che ne siamo esseri inferiori. Ecco, questa definizione può forse aiutarci ad interpretare meglio quelli che sono le visioni di Moebius sui supereroi, soprattutto statunitensi. Vediamoli insieme. Iniziamo con l'Uomo Ragno. Anzi, non si chiama più Uomo Ragno, bensì viene chiamato Spider-Man. Eccolo qui. Spider-Man, in questa visione non tanto iconica come siamo abituati a vederlo, bensì incastonato in questa sorta di colonna rotta con uno sfondo indefinito, e Spider-Man qui è accasciato, quasi affranto da una lotta o da un problema che potrebbe essere forse più quotidiano, no? Rispetto a quello che dicevo prima della quotidianità dei supereroi vista da Moebius. Passiamo ad Iron Man. Tony Stark qui sembra tutt'altro che un bellissimo supereroe contornato dalla sua armatura. Qui è quasi una visione da metaforme, cioè questa armatura che sembra essere parte del suo stesso fisico, con questa ombra quasi ad accompagnarlo, come fosse appunto aver bisogno di una compagnia e non più solo essere lui con i superpoteri. Wolverine, che qui si staglia su questa mezza colonna quasi ad aver paura dei suoi stessi artigli, che si stagliano invece da sotto come se fossero dei puntiglioni, no? Ecco, li vedete sotto? E quindi questo timore a saltare proprio per non cadere nella sua stessa grinfia, fondamentalmente. Io la percepisco questa disintossicazione dai superpoteri, no? Quella che Moebius ci fa vedere. Magari mi sbaglio, però è una mia interpretazione. E essendo che parliamo comunque di illustrazioni, di arte, di ognuno vede ciò che conosce, io all'interno di queste illustrazioni ci vedo la, delegittimazione di quello che sono i canoni poteri dei supereroi americani. Qui Daredevil è in questo sfondo quasi psichedelico e multiforme. La bellezza di questa illustrazione sta nel fisico, nella bellezza in cui Moebius l'ha disegnato, ma allo stesso tempo mi ricorda, e sempre questa è una visione soggettiva mia personale,
l'urlo di Munch, questo grido quasi a voler dar forma a questo sfondo, e quindi questo urlo è come se facesse uscire un suono tangibile, dando forma, modificando quello che è il sottofondo, ovvero quel cerchio con quei fluidi dietro. Anche qui una mia visione un po' personale, però è affascinante, cioè attraverso le illustrazioni di grandi autori, ma non solo, anche di autori emergenti, noi possiamo comunque vedere una visione differente da come l'autore l'ha percepita. Non sempre siamo, come dire, affini, no? All'idea dell'autore, perché molte volte non è esplicita quell'illustrazione, quel fumetto, quell'opera d'arte. E quindi quei rimandi, quegli influssi, tanto per citare un grande romanziere americano, Raymond Carver, quegli influssi che ci arrivano non sono altro che stimoli che noi percepiamo e poi facciamo nostri. E da quella stimolazione reinterpretiamo ogni cosa che vediamo. È un po' la base di questa illustrazione di Möbius. Poi abbiamo The Punisher. Forse questa è l'unica illustrazione personaggio di questa serie qui che rimanda forse ciò che è. Non so, ma questa mi dà una forte visione di ciò che lui vuole rimandarci del personaggio in sé, della sua potenza, della sua convinzione. Guardate che sguardo che ha, bellissimo. La cosa che qui sembra essere quasi una statua, come se fosse il pensatore. E con questi sassi che gli come dire, viaggiano intorno alla testa, quasi fosse un'aureola, quasi fosse un'orbita di un satellite, no? Dove la cosa diviene parte principale di quello che vediamo. Sarebbe anche bello accostare queste illustrazioni non solo ai supereroi come Moebius ha fatto, ma altresì impostarli, immaginarle paragonandole a famose opere d'arte. Sarebbe un esperimento da fare, magari qualcuno lo fa. E poi abbiamo Superman, il grande Clark Kent, in questa versione da supereroe, con i suoi costumi che tutti conosciamo, e con questa come dire, aurea, con questa palla luminosa che si porta sulla mano sinistra, quasi fosse una sfera magica, quasi a voler capire cosa c'è nel futuro, come se lui non potesse farlo. Ecco, forse sarebbe giusto dire che Moebius ha umanizzato i supereroi americani. È la definizione giusta, tanto che chiudiamo con questa bellissima e l'unica illustrazione in bianco e nero di Batman. Anche qui, come quella di Spider-Man, Batman si rifugia in una sorta di alloggio personale, nicchia, chiamatelo come preferite, dove la sua ombra riflette i suoi stessi quasi pensieri, perché è in posa riflessiva, con queste gambe e braccia, no? Attorniate su se stesso, e questo lungo mantello che gli scende giù, lasciandolo cadere. Ecco, quell'ombra che rispecchia fondamentalmente il bat segnale, quasi, no? E forse un richiamo per se stesso? Chi lo sa, magari sì. Forse i supereroi molte volte hanno bisogno di noi, e quindi non più noi che abbiamo bisogno di loro. Potrebbe essere una visione interpretativa non solo di Moebius, ma anche di noi, o comunque di me stesso. Noi molte volte leggiamo i supereroi americani, e non solo, come grandi paladini della giustizia, ma forse molte volte sono loro che hanno bisogno di un contatto, di un momento solitario, di una misantropia, che non è una cosa brutta, tanto quanto una cosa appunto bella, proprio perché bisogna staccare molte volte dai propri poteri. Che dire? Come dice Peter Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Sì, è vero, ma è anche vero che la responsabilità non è solo dei supereroi, ma forse anche di tutti noi. E quindi, chissà,
Questa visione di Moebius ci fa un po' sperare, un po' riflettere su ciò che è il mondo dei fumetti ed anche questo è bello. Se vi è piaciuto questa riflessione, questo video, iscrivetevi al canale, condividete con chi ama i fumetti filosofici e mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!